La seconda parte di Buongiorno con noi, abbiamo cominciato a parlare di notizie, poi continueremo, naturalmente cercheremo anche di approfondire qualche notizia, prima però voglio continuare il nostro approccio con Rita Taccola, che è la referente del progetto Info Alzheimer, uno sportello che ha aperto i suoi battenti proprio ieri, no? Mi diceva Rita. Che trova la sua sede a San Marco nel Centro Studi Medici di Trinità 3, ma che è il frutto di un progetto delle cooperative sociali di Lucca, la Cerchia, la Mano Amica del consorzio che le riunisce SoEco, e in particolare abbiamo proprio preso la referente Rita Taccola che ci spiega di cosa si tratta. Abbiamo cominciato col parlare della patologia, a grandi linee di cosa si tratta. Più o meno, purtroppo, di cosa significa avere un parente in casa con Alzheimer. Tutti abbiamo un'esperienza, perlomeno di conoscenza, di qualche famiglia che ha questo problema. Voi cercate di dare risposte concrete. Stavamo parlando delle offerte di Info Alzheimer, ve lo ricordo, martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12 per tutte le famiglie che hanno, ecco, Giampiero che dalla regia ci fa vedere proprio anche una slide relativa allo sportello Info Alzheimer, San Marco, Via dei Salicchi. C'è anche un numero di Ecco, telefono. c'è anche un numero di telefono, vediamo se lo leggo. Non lo leggo perché ci abbiamo sopra le nostre grafiche. Dopo, Lo posso dire io? diccelo te, Rita. 329 27 61 214. Comunque, ecco, a D33 vi trovano, no? Sì, Quindi. anzi, ringraziamo anche D33 per la gentile ospitalità. Assolutamente. Parlavamo del ventaglio delle offerte perché ci sono tanti specialisti, non solo per i pazienti di Alzheimer, quindi geriatri, neurologi e quant'altro, ma anche e soprattutto per chi sta dintorno ai malati di Alzheimer, perché bene o male questa malattia, quando colpisce una famiglia, colpisce, mi dicevi, tutto il nucleo familiare. Sì, perché appunto, dicevo intanto perché c'è la difficoltà di affrontare l'inversione di ruolo a cui uno è abituato fino a quel momento. Faccio un esempio. Quando per esempio si ammala una mamma, il figlio si trova in qualche maniera a dover fare da genitore alla mamma, ma anche perché ci sono dei bisogni anche molto semplici da soddisfare, perché la persona ammalata non è più in grado di gestire se stesso, quindi ha bisogno proprio di tutte quelle attenzioni, sia nella cura della persona, sia sia nelle attività quotidiane. E quindi il nostro sportello è proprio aperto a chi in qualche modo ha bisogno sia di organizzarsi in qualche modo la vita dinanzi a questo nuovo evento, ma anche per chi, ahimè, già lo sta vivendo, per poter quindi cercare di dare dei momenti di sollievo. Quali sono le risposte che dà il Servizio Sanitario Nazionale in questi casi? Allora, il Non parlo servizio. dei malati di Alzheimer, dei pazienti, perché quello è la parte patologica, noi ci interessa meno, sto parlando del sostegno anche alle Allora, questo famiglie. dipende molto dalle fasce di reddito a cui le famiglie appartengono. Di solito è possibile avere, di solito, perché poi ci sono tante situazioni Chiaramente ci sono diverse tanti e di casi diversi, ora è queste anche difficile generalizzare, sì, lo però capisco, insomma però ne parliamo un per attimo e di capire. questo però ne saprebbe molto più di me un assistente sociale. Certo. Però qualche volta viene concesso l'utilizzo di un assistente domiciliare per qualche ora. Poi naturalmente a secondo della gravità del caso vengono anche forniti ausili quali pannoloni, carrozzine e quant'altro. Però di questo se ne occupa, ecco, chi ha bisogno e viene allo sportello naturalmente troverà Anche indicazioni in questo assolutamente senso, no? sì, Perché anche poi aiuto in questi quando uno si sensi. trova in queste cose diventa tutto molto complicato Sì, perché devi andare a fare quel foglio, devi presentarti assolutamente. al tale sportello della ASL, ritirare Sì. La l'attrezzatura piuttosto che non la fornitura, insomma, burocrazia amministrativa è già diventa difficile. complicato e diventa, a volte è difficile proprio dal punto di vista psicologico
materiale, avere il tempo per muoversi, che ma è difficile anche proprio capire dove Sì. andare a parare, soprattutto in un momento in cui magari uno è anche un po' confuso Ah perché sì, si trova in ah sì. difficoltà Quindi per quello che sta vivendo. la nostra intenzione è quella di facilitare le vie che in qualche modo possono portare, come dicevo prima, se è una fase iniziale ad un appianamento, se è una fase già conclamata e quindi la famiglia ha già degli strumenti, aiutare a portare avanti queste diciamo così, situazioni creando dei momenti di sollievo. Ecco perché si parlava quindi di mettere a disposizione intanto un geriatra o un neurologo, ma anche un fisioterapista se c'è bisogno di Certo. indicazioni di spostare, di movimentare il paziente se per qualche ragione è allettato o comincia a muoversi male, perché appunto poi una caratteristica anche di questa patologia è che andando avanti con le fasi, ci sono anche delle fasi in cui il paziente è disorientato proprio nello spazio e non solo nel tempo ma anche nello spazio, quindi ha anche questi momenti di difficoltà di orientamento spazio-temporale. E quindi dicevo il fisioterapista, ma anche per quello che possiamo con i fondi che abbiamo messi a disposizione, ripeto, gentilissimamente dalla fondazione, anche qualche ora di assistenza per poter dare sollievo alle famiglie. Lo sportello è partito ieri, ha già avuto Sì, delle richieste, significa sì. che probabilmente avete centrato nel segno, c'era proprio bisogno di una, non so neanche come chiamarlo, ma nel procedere della malattia, nella vita di paziente e famiglia che deve curare questo paziente, mancava forse questo tassello, no? E quindi siete anche soddisfatti per aver Molto, centrato nel molto, perché segno, no? appunto uscito un articolo, se non erro, domenica scorsa o lunedì Sulla nazione. sulla Nazione. Io lunedì sono stata contattata da una famiglia che fra le altre cose era impossibilitata a venire allo sportello perché si trattava di una coppia, di marito e moglie, il cui marito è affetto da questa patologia e la moglie praticamente rappresenta il caregiver di questa famiglia, Certo. mi ha chiamato e sono andata a domicilio, abbiamo parlato per circa un'ora e un quarto e ci tornerò. E invece ieri, che era appunto il giovedì, avevo avuto una richiesta telefonica di un appuntamento che appunto poi è stato conservato, la persona è venuta, ma a sorpresa, diciamo così, ho avuto altri due contatti e quindi altri due incontri. Molto bene. E purtroppo però la prima pagina della Nazione mi dà uno spunto per parlare anche di cooperative sociali, perché nel taglio basso, il quotidiano diretto da Remo Santini, quotidiano di Piazza del Giglio, dice: cooperative sociali, SOS tagli, pesanti riduzioni nell'orario di lavoro ma anche chiusure. Poi c'è un approfondimento alla pagina 3, è relativo ai conti pubblici in crisi, problemi fra gli enti, asili nido, musei che in questo momento vengono gestiti dalle cooperative sociali. Senza andare nello specifico di questo articolo, ma per capire cosa stanno facendo le cooperative sociali in questo momento, dicevo, la sensazione è che spesso si sostituiscano anche a quello che dovrebbe essere il Servizio Sanitario Nazionale, perché ora c'è grande difficoltà economica. Come si pongono le cooperative sociali e i problemi da risolvere? Perché ecco, la cerchia piuttosto che non la mano amica, il consorzio SO&CO, è venuta l'idea di partecipare al bando della fondazione con questo progetto specifico? Domanda che un po' si ricollega a quello che dicevo, mancava, no? Qualcosa del genere, ma soprattutto ci vuole anche un po' di conoscenza di quello che c'è sul territorio. Certo, allora facendo un piccolissimo preambolo, mi fa piacere sottolineare come la cooperazione sociale nasce per un principio di sussidiarietà e non quindi di sostituzione a quello che il pubblico fa. Purtroppo dopo la spending review noi abbiamo subito dei tagli che non hanno avuto
e qui mi dispiace dirlo, ma lo devo dire, non hanno avuto un senso preciso per chi l'ha pensata, perché tagli sono stati fatti in maniera orizzontale, senza capire dove era possibile tagliare e dove invece assolutamente dovevano essere implementati dei servizi. Lei ora prima ha detto degli asili, Gli asili gli nido. asili nido o le scuole materne che siano. Molte cooperative sociali si sono specializzate in questi ambiti proprio per venire incontro a quelle che potevano essere le esigenze delle mamme che lavorano, proprio perché talora l'apertura non coincideva e non coincide tuttora con i bisogni effettivi, l'apertura e la chiusura di tali asili, di tali servizi, con le esigenze delle famiglie. E di qui quindi il pensiero e il portare avanti questa idea. La cooperazione sociale comunque nasce perché ha a cuore la cura in generale e attraverso un tavolo della cura istituito dal consorzio Sue & Co è nata quindi l'idea di stendere e sviluppare questo progetto Alzheimer, perché mi sembra un paio d'anni prima era stato fatto uno studio approfondito che ha il nome delle vie del sorriso e in questo, diciamo così, in questo studio era fatta una carta di servizi dalla quale si evincevano tutte quelle che erano le situazioni di servizi legati soprattutto quindi ai minori, non mi veniva la parola, ai minori, ma anche agli anziani, ma anche alla salute mentale, perché fra le altre ogni cooperativa che appartiene al consorzio Sue & Co ha una specificità propria. Per esempio, Certo. la Manamica si occupa da sempre, da quando hanno cominciato le idee alle chiusure di Maggiano, di Certo. salute mentale, quindi con una prima struttura che si chiamava San Paolo e che in qualche modo era una casa famiglia in previsione della chiusura dell'ospedale psichiatrico. Oltre quella ci occupiamo di anziani, mentre la Cerchia ha anche loro diciamo così, una specificità e anche loro si occupano di anziani e sono presenti sul territorio da più di 30 anni. Quindi il nostro esserci ci doveva essere in tutti i modi, quindi i Certo. servizi che noi pensiamo non possono essere sempre solo legati a gare d'appalto, eccetera. Dobbiamo svincolarci da questo e per questo quindi dobbiamo avere ben chiaro quelli che sono i bisogni del territorio e una patologia come il morbo di Alzheimer è sicuramente una malattia che ferisce tante tante famiglie. Quindi di qui quest'idea. Torniamo alle notizie, andiamo sull'online, lo schermo.it che apre con un'altra notizia che in qualche maniera è diversa, ma richiama sempre il problema della violenza sulle donne. Picchia, maltratta e umilia la moglie che scappa e grazie a due uomini incontrati per caso arriva a Lucca e si fa aiutare dalla polizia. È drammatico che l'apertura della Nazione sia stata violentò una minorenne condannato, e qui c'è un'altra apertura completamente diversa, ma sempre legata allo stesso tema. Più in basso, il 12 novembre partono i lavori per il sottopasso in via Ingrillini, un anno e mezzo per la conclusione, e anche sullo schermo trovate il dettaglio delle modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda la redazione giornalistica di Noi TV, ieri nel nostro telegiornale abbiamo preparato due servizi, cominciamo a capire cosa significherà per Lucca, anche dal punto di vista proprio pratico, una chiusura come quella di via Ingrillini per un anno e mezzo. Il servizio. Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì prossimo, 12 novembre, cominceranno i lavori per realizzare il sottopasso in via Ingrillini con la contestuale chiusura della strada. I dettagli dell'operazione sono stati dati dagli assessori Celestino Marchini e Valentina Pierotti, al fianco dei tecnici del Comune di Lucca e del comandante della Polizia Municipale Stefano Carmignani. Rispetto al progetto di qualche anno fa, il sottopasso sulla linea Lucca-Firenze non avrà alcuna curva e sarà più largo e più alto, in modo da agevolare il passaggio dei mezzi, anche pesanti. Via dei Macelli non sarà più collegata a via Ingrillini, ma si congiungerà direttamente a via San Filippo. Tempo di realizzazione un anno e mezzo.
Un'opera importante che consente due cose nello stesso momento, di rendere molto più fruibile il traffico merci lungo la linea ferroviaria e allo stesso tempo anche il traffico veicolare lungo la viabilità della zona. Quindi un'opera su cui noi abbiamo chiesto una modifica al progetto alle Ferrovie dello Stato, quindi è stato concordato con loro un progetto migliorativo molto più rettilineo, più fruibile, più accessibile, che quindi consentirà nel futuro di avere un'opera pubblica migliore rispetto a quella che era stata ipotizzata. Prima di andare in pubblicità abbiamo anche un altro servizio, sempre curato da Lorenzo Bertolucci, che ci spiega quali saranno le modifiche per il traffico, cioè da dove bisognerà passare per raggiungere San Concordio, e parlo di chi viene dalla Piana di Lucca. Vediamo il servizio. L'inizio dei lavori al sottopasso e la chiusura di via Ingrillini comporteranno dei problemi, almeno iniziali, alla viabilità della zona, e così il Comune di Lucca ha studiato delle disposizioni speciali, anche perché via Fontanella registrerà un aumento del traffico. I mezzi superiori ai 35 quintali o ai 6,5 metri non potranno più passare da via della Chiesa, via di San Filippo e via Fontanella, ma dovranno utilizzare via l'Europa e poi le altre strade di San Concordio per raggiungere Mugnano. Il tratto di via della Chiesa tra via di San Filippo e via Antonioli diventerà a senso unico con direzione verso via Antonioli. Da mercoledì la Polizia Municipale sarà nella zona per monitorare la situazione. I cittadini potranno inviare le loro osservazioni alla mail strade@comune.lucca.it e ogni 15 giorni l'assessore Marchini riceverà i residenti all'ex circoscrizione di San Concordio a partire da sabato 29 novembre dalle 11 alle 12 del mattino. E allora, ancora avanti con le notizie, torniamo sul cartaceo, guardiamo l'apertura del Tirreno, eccolo qua, Tirreno Cronaca di Lucca, sottopasso in via Ingrillini, la rivoluzione finirà l'incubo delle sbarre, mercoledì l'apertura del cantiere. Un altro break per la pubblicità.